Siamo dati Gesù e Maria. Siamo alla quarta domenica d'Avvento, fratelli e sorelle carissimi. Natale ormai alle porte e la liturgia della Chiesa ci presenta in questa quarta domenica l'episodio nel Vangelo della visitazione di Maria Santissima. È uno dei Vangeli dell'infanzia, secondo San Luca, che contiene diversi spunti di meditazione importanti sia in se stessi, sia per comprendere lo spirito del Natale, sia per eventualmente completare la nostra preparazione prossima al Natale. Qual è il contesto di questo Vangelo? La Madonna aveva appena ricevuto l'Annunciazione e aveva concepito nel grembo Gesù. L'Arcangelo Gabriele, dandole l'Annunciazione, le aveva annunciato che la sua anziana parente, che era sterile, Santa Elisabetta, era anche lei incinta al sesto mese. E San Luca ci dice che immediatamente, abbiamo sentito, in fretta raggiunse la città di Giuda. In fretta, tra l'altro il termine originale dice proprio, ma proprio in fretta, proprio di corsa, subito, sentiva questa impellenza. Perché sentiva questa impellenza? Ecco, come dire, una spia del fatto che ci abbiamo il Signore nel cuore. Per andare a dare una mano, la Madonna voleva semplicemente andare da Santa Elisabetta, che era anziana, immaginate una persona anziana, sterile, al sesto mese di gravidanza, ha bisogno d'aiuto. Quindi capite, ho Dio dentro di me, ho concepito il Figlio di Dio, qual è la prima cosa che mi viene da fare? Andare incontro ad aiutare il prossimo che ha bisogno di me. Quindi capite qual è uno dei segni che abbiamo Dio nel cuore, no? La sollecitudine operosa nei confronti del prossimo non sono due cose che sono disgiungibili. San Giovanni dice: se io amo Dio, lo dimostro nell'amore del prossimo, e non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi. Sono due ali della stessa colomba. Voi sapete che la virtù teologale della carità, che è appunto l'amore di Dio e del prossimo, è raffigurata con lo Spirito Santo con una colomba. Quante ali ha una colomba per volare? Ce ne ha due. Può volare una colomba con una sola? No. Quindi esiste l'amore di Dio senza l'amore del prossimo? No. Ma è vero pure il contrario, esiste il vero amore del prossimo senza l'amore di Dio? No. Non è mai un amore autentico, è sempre un amore apparente, è spesso amore di interesse, o egoistico o con secondi fini, non sincero. Cosa è successo? Poi in realtà arriva la Madonna e che succede? Il bambino sussulta nel grembo di Santa Elisabetta. Voi sapete che il bambino era San Giovanni Battista. Quando sussulta, attenzione, appena ode il saluto di Maria. C'era una bellissima omelia, mi sembra che San Leone Magno, e dice: Elisabetta ha sentito la voce di Maria, San Giovanni Battista ha sentito la parola del Figlio di Dio attraverso la voce di Maria, e gli ha sussultato nel grembo. San Giovanni Battista si è accorto che il Signore, colui che sarebbe stato il motivo della sua vita, San Giovanni Battista, è vissuto per annunciare al mondo Gesù, era arrivato. E secondo gli interpreti, quindi tempi dei padri della Chiesa, sapete il motivo di questo sussulto, no? Misteriosamente, ma realmente, il Figlio di Dio, presente e operante nel grembo di Maria, aveva liberato San Giovanni Battista dal peccato originale. Questo è il motivo del sussulto. Elisabetta, piena di Spirito Santo, quindi riceve in anticipo la grazia che il Signore avrebbe dato, ridato a tutta l'umanità con la redenzione. Quindi che cosa succede? Che da un'opera di carità il nostro Signore la prende e ci fa scaturire delle cose ancora più grandi, va molto oltre, capite? E qui dobbiamo rifermarci nuovamente, d'accordo? Perché le cose che sono queste, quindi che San Giovanni Battista si è liberato dal peccato originale e che Elisabetta sia piena di Spirito Santo e conosca la gioia, a che tempo che la madre del mio Signore venga a me, quindi conosco questa cosa, sono molto più grandi dell'aiuto che poi la Madonna materiale le avrebbe prestato. Allora cosa ci dice questo episodio?
che quando arriva il Signore, le grazie più grandi che porta e che vorrebbe dare non sono quelle a cui noi facciamo più attenzione, quelle piccole, quelle materiali, quelle terra terra. Voi sapete che già oggi la gente prega un pochino poco, spero non voi, ma quelli che pregano, che chiedono al Signore? Cose piccole, per carità, importanti per noi mortali, ma fa trovare lavoro a mio figlio, non so, fa trovare la fidanzata a mio figlio, fa che lo, capite? E che ne so, fa guarisce dalla malattia, tutte quante cose, per carità. Ma chi è che chiede? Dammi la fede, dalla vita eterna, che qui fa confessare quel mio parente che so 30 anni e non si confessa più. Queste sono le grazie più grandi, capite? Quando la Madonna apparve, un'apparizione autentica, l'abbiamo celebrata il 27 novembre, che c'era qui a Rue de Bac, mostrò le mani aperte con tanti raggi luminosi e disse: il Signore attraverso di me, proprio con questo episodio, vorrebbe fare grandi grazie agli uomini, e tante, ma nessuno gliele chiede. Poi riapparve con un'altra visione, con pochi raggi e poco luminosi, che uscivano dalla mano, e disse: questi sono quelli che mi chiedono gli uomini e questi sono quelli che ottengono grazie molto più piccole e poche. Allora, spunto di meditazione: il Signore che sta per venire ama venire per mezzo della Madonna, quindi ama comunicarsi a noi attraverso la sua mamma, come del resto la notte di Natale mediteremo, eh? Gesù lo troviamo in braccio a Maria, lo troviamo da solo, e viene per portarci grazie da sbancare, capite, grosse. Ma come diceva il Santo Padre nei giorni scorsi, noi siamo sicuri che a Natale tutti quanti stiamo aspettando e che ci metteremo un po' in silenzio davanti al presepe a chiedere qualcosa di grosso a Gesù bambino, dopo averlo ringraziato di essere venuto. Speriamo che lo facciano in tanti. Il Santo Padre teme di no, capite? Proprio nei giorni scorsi dicevo: attenzione, che andiamo verso Natale. Natale si sta trasformando in una grande festa senza festeggiato, capito? Senza festeggiato. Si fa festa perché è Natale, d'accordo? Ma che si festeggia in realtà Natale? Beh, magari se qualcuno lo chiede, più o meno lo sanno che si dovrebbe festeggiare la nascita di Gesù bambino, ma per quali persone Natale sarà rallegrarsi per la nascita di Gesù bambino e non per tutto il contorno che molte volte corre il rischio di captare quasi totalmente l'attenzione? Papa dice che in questi giorni si corre come non si è mai corso durante tutto l'anno, forse, d'accordo? Come arriva così, a dare così? Pranzi, cene, colazioni, regali, e trovi 5 minuti per andare davanti al presepe. Trovi modo di pensare che questa è la festa in cui Dio si è fatto uomo, il dono per antonomasia, o no? L'ultima cosa, che cos'è l'episodio della visitazione? È la festa della gioia. Guardate, il bambino sussulta di gioia nel grembo, Elisabetta è piena di Spirito Santo ed è felice, la Madonna di ritorno prorompe nel grido di giubilo del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi vedete che le persone coinvolte con la venuta del Signore sono quelle che sperimentano dentro il cuore che cos'è la vera e autentica felicità. E questa è una possibilità che è data a tutti coloro che hanno il cuore e le porte aperte. Ultimissima cosa, noi sappiamo, no, che se io vi dovessi chiedere, supponiamo che andate a qualche quiz, qual è il primo miracolo di Gesù? Lo sapete qual è il primo miracolo di Gesù nella sua vita pubblica? Miracolo grosso? Qua vuol dire che diciamo poco rosario. Qual è il secondo mistero della luce? San Giovanni Paolo II. Le nozze di Cana. Che è successo a Cana? Il primo miracolo di Gesù, secondo la Vangelo di San Giovanni, trasforma l'acqua in vino. Questo fu il primo dei segni, no? Ma siamo proprio sicuri? Perché alcuni interpreti hanno detto: no, se Gesù non ha mica aspettato 30 anni per fare miracolo, poi l'acqua cambiata in vino è un miracolo spirituale o è un miracolo materiale? È un miracolo materiale, no? E quali sono più grandi, quelli materiali o quelli spirituali? Quelli spirituali. E quindi Gesù non solo l'ha aspettato 30 anni, ma il primo miracolo di Gesù è questo. Cioè,
togliere il peccato originale da San Giovanni Battista dal grembo di sua madre. E qual è l'ultimo miracolo di Gesù? Vediamo se questo lo sappiamo. Secondo il Vangelo di San Giovanni, l'ultimo qual è? È la risurrezione di Lazzaro, più eclatante, morto da 4 giorni, quindi l'ultimo ha fatto l'esploit, nostro Signore, no? Perché l'ultimo è il botto finale, diciamo pure noi, no? Quindi se non credi anche a questo, non credi a niente. Ma l'ultimo qual è stato? È stato un altro miracolo spirituale. È la conversione del buon ladrone. Dalla croce, no? Quel disgraziato, quello era un delinquente, non era uno che diceva le bugie, le parolacce, quello era un delinquente, era un criminale. Pensate, quello che si ritrova a morire in croce vicino a Gesù. E chi è che gli fa dire a quel disgraziato: Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso? È un prodigio della divina misericordia, però c'è il cuore aperto a differenza di quello cattivo. E il Signore gli ha donato la grazia appunto di morte e se l'è portato in paradiso. Quindi avete visto? Il primo e l'ultimo, proprio al primo, ai primissimi giorni della vita di Gesù, nel grembo della Madonna e proprio prima di morire. Bello, no? Le grazie più grandi: santificare una persona oppressa dal peccato originale e convertire un grande peccatore. Queste sono le grazie grosse. Io, ringraziando il Signore, lo devo ringraziare, perché io sono testimone di tantissime grazie di questo tipo operate dal Signore nei cuori. Queste sono quelle che portano il Natale a tutti coloro che semplicemente hanno voglia di andarle a prendere ed accogliere, perché è molto più felice lui di farcela che noi di riceverla, sempre attraverso Maria. Qualcuno dice che il buon ladrone ha trovato la forza di rivolgersi a Gesù guardando la Madonna che stava ai piedi della croce, incrociando i suoi occhi pieni d'amore verso quel disgraziato, e quindi trovando la forza di dire: Gesù, ricordati di me. Siamo dati Gesù e Maria.